Siamo a giovedì e stiamo per finire anche questa settimana e parliamo di Sant'Alessio di Aspromonte. Qualche giorno fa, nel telegiornale di RTC, da quello che ho saputo, il servizio è stato realizzato dall'agenzia News & Com ed è stato, mi permetto di esprimere un giudizio, un ottimo servizio. Viene fuori una notizia molto bella. A Sant'Alessio d'Aspromonte ci sono consistenti, un consistente, c'è cioè un consistente numero di migranti. Ebbene, Sant'Alessio è un piccolo, delizioso paese, appunto dell'Aspromonte Reggino, proprio più o meno nell'interland di Reggio Calabria. Ha pochi abitanti, piano piano vive purtroppo il problema dello spopolamento e i migranti però sono arrivati a Sant'Alessio. E la cosa che raccontava splendidamente questo servizio che è andato in onda qualche settimana fa è che c'è stata già una vera e propria integrazione di questi migranti nel contesto di Sant'Alessio d'Aspromonte ed è una cosa bella. In buona sostanza, Sant'Alessio d'Aspromonte arriva ad essere, dopo Riace, dopo Badolato, un laboratorio di accoglienza. Se questa notizia troverà ulteriore forza nel prosieguo delle settimane e dei mesi, beh, potremo sicuramente dire che Sant'Alessio è l'ulteriore riprova di quanto possa essere utile l'accoglienza. Sappiamo che i pareri sono discordanti sulla immigrazione, quindi sui viaggi della speranza dalle realtà massacrate da guerre civili, da dittature e da ISIS. Però poi di fronte ad una realtà come questa prendiamo atto che in un piccolo centro dell'Aspromonte, ribadisco, si chiama Sant'Alessio d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, alcuni migranti, un numero consistente, ha trovato veramente l'occasione della nuova vita. Accoglienza, per quanto possibile, accoglienza. A domani. Mosaico digitale Siderno. Semplicità, leggerezza, libertà e forza espressiva. Riproduzione di immagini su qualunque superficie interna. L'arredo elegante e originale. Mosaico digitale Siderno, via Ionio 22, Siderno Marina. Ristorante La Villa, dal 1984 a Siderno. Aperto a pranzo, per cena, su prenotazione. Ogni giorno alla villa gustose novità gastronomiche, il mix tra antiche tradizioni, modernità. Assoluta la qualità dei prodotti usati. La villa ospita feste di compleanno, eventi e convention. Ristorante La Villa, in Piazza delle Palme, davanti Banco di Napoli, Siderno. Autoricambi Schirripa, efficienza, puntualità, competenza, convenienza. Autoricambi Schirripa, via Circonvallazione Nord 32, Siderno. Panificio, biscottificio, pizze Nonna Lucia di Rosella De Luca, via Pitagora 3133, Caulonia. Parafarmacia Falletti, farmaci OTC e SOP, dermocosmesi, infanzia, fitoterapia, integrazione alimentare, veterinaria, celiachia. Corso della Repubblica 96, Siderno. L'eleganza, la classe, la sartorialità. La sartoria del maestro d'arte Francesco Furfaro. Abiti su misura che sfidano il tempo. L'eleganza non è farsi notare. La sartoria di Francesco Furfaro, Piazza delle Palme 3, Siderno. La tecnologia al servizio dei clienti. La modernità che accompagna il lavoro di ogni giorno. La competenza e la puntualità nei servizi. Tutto questo è Telephone Life Wind 3. Telefonia e accessori, le migliori marche di telefonini, di tablet e tutto ciò che serve per essere sempre connessi. Telephone Life, Galleria Tasso, dietro sede Banca BNL, Siderno.